gruppo Città Murata di Montagnana è campione d'Italia. Lo scorso weekend la vostra associazione si è laureata campione d'Italia all'attenzione aurea che si è tenuta a Ferrara. Sì, in quel di Ferrara ci siamo riconfermati campioni d'Italia per l'ottava volta. È un titolo che mancava dal 2009, se non sbaglio. Sì, dal 2009 poi abbiamo fatto tutti i piazzamenti, secondi, terzi, e finalmente quest'anno siamo riusciti a riconfermarci ancora una volta campioni d'Italia. Il primo posto nella combinata arriva grazie ai vari piazzamenti nelle varie categorie. Li ripercorriamo? Sì, allora nel singolo siamo arrivati terzi, nella coppia sesti, nella piccola squadra secondi, grande squadra sbandieratori primi, e invece nei musici siamo arrivati quarti. E il totale dei punteggi è il più basso ottenuto rispetto a tutte le altre squadre in gara. Nonostante il vostro nome sia sempre sulla cresta dell'onda, il titolo di quest'anno è stato un po' inaspettato. L'emozione quindi è stata doppia? Sì, soprattutto perché negli ultimi 4-5 anni abbiamo avuto un grosso ricambio generazionale. Cioè abbiamo abbassato l'età media, abbiamo un sacco di ragazzini che sono entrati in prima squadra, e forse è una delle soddisfazioni più grandi degli ultimi 10 anni. Ecco, ripercorriamo un po' le tappe della vostra storia. Quando nascete, cosa avete vinto negli anni e quali sono gli obiettivi che vi proponete per i prossimi campionati? L'associazione Musici e Sbandieratori Città Murata nasce nel 96 e negli anni si trasforma e diventa sempre più competitiva a livello nazionale. Nel 2001 arriva il primo campionato italiano e poi, andando avanti, nel 2002-2003 fino a questo del 2015. E l'attività del gruppo Sbandieratori Musici Città Murata dura tutto l'anno, da novembre fino a settembre, con vari spettacoli nelle migliori piazze d'Italia e nelle migliori piazze anche estere. Siete aperti comunque, vero, al reclutamento di nuove leve, di nuovi atleti? Sì, e infatti anche quest'anno inizia la campagna per trovare dei ragazzi nuovi che vogliono approcciare a questo sport, che alla fine non è proprio un sport, è più che altro una passione. E soprattutto il progetto più grosso che abbiamo, forse adesso possiamo dirlo, è che il prossimo anno facciamo 20 anni dell'associazione e stiamo provando a vedere se riusciamo a portare i campionati italiani qui a Montagnana. Perché un ragazzo dovrebbe cominciare ad avvicinarsi al mondo della bandiera? Beh, soprattutto perché è uno sport pulito, sano e molto divertente. Per chi lo vive da fuori magari sembra così solo un passatempo, e invece è proprio uno sport che ti tiene impegnato 365 giorni all'anno e che ti fa vivere emozioni indescrivibili. Basta guardare noi, che io 20 anni e Luca penso più di 25, che continuiamo a farlo. Settembre, un mese ricco di soddisfazioni per Cristian Ricci, tenore nativo di Este, ma ormai Montagnana è la tua patria d'adozione. Hai calcato nuovamente i palchi dell'Arena di Verona. Sì, una riconferma che mi riempie il cuore di gioia. Terzo anno sul più grande palcoscenico all'aperto del mondo. Devo dire, un risultato che mi lusinga e un risultato che, oltre a premiare tutti gli anni di studio, di sacrificio, premia anche il territorio. Non dimentichiamoci che sono un tenore di questo territorio e che al territorio conferisce onori e gloria, proprio perché c'è un lavoro di recupero di tutta la tradizione lirica. Ci parli del ruolo che hai interpretato in questa ultima tua avventura in arena? Sì, un ruolo che ho tanto a cuore, un ruolo adattissimo per le mie corde vocali, è il ruolo di Ismaele in Nabucco di Giuseppe Verdi, che interpretai come debutto assoluto nel 2013 in occasione del Festival Centenario dell'Arena di Verona, e ho ripreso quest'anno, 2015, sempre con grandi cast e diretti da grandi direttori. Il tuo, come dicevamo, è un ritorno in arena. Hai già interpretato ruoli importanti, ricordiamo l'ultimo, quello di in Romeo e Giulietta. Sì, il bellissimo e fichissimo Tebaldo,
che in una produzione molto molto importante è stato un pochino il personaggio rivelazione delle mie capacità interpretative e sceniche. È stato bellissimo interpretare il ruolo di Tebaldo, che si contrappone a quello di Romeo, per appunto, e lì è stata iniziata, diciamo, la mia fortuna anche come tenore immagine. Quali sono le emozioni che un artista prova a cantare in un palcoscenico così eccellente? Sarebbero le stesse sensazioni che potrebbe provare un giornalista sulla scrivania del TG5 oppure di Rai 1. Sono emozioni indescrivibili, un'adrenalina a mille che riempiono non solo il cuore di gioia, ma fanno e riempiono la vita di assoluta certezza che i risultati si ottengono con i sacrifici. Ecco, hai più volte ribadito che comunque questo non è un traguardo, ma anzi un motivo, uno stimolo in più per continuare a cercare nuove ambizioni. Assolutamente, Nicola, non è un traguardo o costituisce un traguardo di medio-lungo termine. L'Arena di Verona per tutti in assoluto è un punto di arrivo, ma anche un punto di partenza internazionale. Prima parlavi di territorio, di radici e di tradizioni anche musicali che questo territorio ha. Ricordiamo che Montagnana è la terra natale di tenori come Martinelli e Pertile. Tu personalmente, oltre alla tua attività di artista, porti avanti anche dei laboratori nel territorio. Sì, a Giovanni Martinelli e Aureliano Pertile, nativi nel 1885 in questa splendida città a solo un mese di distanza uno dall'altro, ho dedicato da 13 anni un concorso lirico internazionale che ospita ogni anno più di 150 concorrenti e, voglio dire, a questo concorso dobbiamo tributare anche il merito di aver fatto delle scoperte di grandi voci. Questo per prima cosa. Seconda cosa, al concorso viene collegato un laboratorio di alto perfezionamento lirico che coinvolge con vari sistemi di studio che vanno dalla letteratura italiana, al libretto dell'opera, alla tecnica vocale, numerosi artisti che, diciamo, si stanno affezionando non solo al metodo che noi proponiamo di studio della lirica, ma anche a questa meravigliosa città. Tra l'altro, tra i partecipanti, molti arrivano dall'Oriente. Le ondate dall'Oriente sono periodiche e io dico, nelle mie analisi, seguono il PIL dei paesi di origine. Abbiamo avuto per primo il Giappone negli anni 80-90, segue la Corea del Sud e la Cina negli ultimi tempi. Quindi l'interesse dell'Oriente verso la lirica e verso l'Italia in particolare è un interesse che dopo si riversa nei loro paesi con grande possibilità di lavoro, un pochino polemicamente al contrario di noi. Ecco, Montagnana, la Bassa Padovana, il Veneto sono ancora terre feconde di talenti in questo settore? C'è stato un forte rallentamento della, tra virgolette, produzione di cantanti del Veneto, nonostante l'esistenza di corali, di cori e di un humus alla base, ma i modi di vita, la richiesta assoluta di sacrifici che questo lavoro comporta ha portato a un assottigliamento di quella che è la produttività, chiamiamola così, dei cantanti lirici. Però ci piazziamo bene, sembra strano, ma i paesi del sud ci superano. Dove ti vedremo prossimamente? Prossimamente mi vedrai a Dugan, se vorrai venire, sempre in Corea del Sud, perché debutterò a Rigoletto di Giuseppe Verdi, ma qui più vicino sarà Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi al Teatro Sociale di Rovigo a dicembre. Thank you.
Settembre è tradizionalmente il mese del gruppo Missioni Africa di Montagnana, una realtà che ormai ha anni di storia, anni di attività, anni di aiuti. Chi è il gruppo Missioni Africa? Gruppo Missioni Africa è un'associazione nata appunto 43 anni fa proprio qui a Montagnana, a San Zeno, con Padre Vitali e Maria Boggian fondatori e oggi nella presidenza di GMA. È un'associazione che oggi lavora in Etiopia e in Eritrea, proprio come negli anni in cui è nato, e che si è diffusa in tutta Italia grazie a un vasto numero di sostenitori. Dicevamo settembre, mese di GMA, perché Montagnana ospita tradizionalmente il meeting dell'associazione, della ONLUS. Quest'anno il tema era la cultura del dialogo. Sì, siamo arrivati alla 37ª edizione del meeting di GMA. Per affrontare quest'anno il tema della cultura del dialogo era particolarmente importante per noi, sia per inteso il dialogo come forma di solidarietà che noi portiamo avanti in Etiopia e in Eritrea con la gente nei villaggi, nelle comunità rurali, sia il dialogo di cui abbiamo bisogno oggi in Italia per vivere bene la convivenza tra popoli. Il meeting ha riservato numerosi appuntamenti di ogni genere. Penso che il più curioso, comunque quello più attuale, è stata la marcia degli uomini scalzi, che si è ripetuta un po' in tutta Italia, ma che ha avuto un appuntamento anche qui a Montagnana. Sì, noi di fatto da 3 anni organizziamo una marcia di solidarietà insieme a Corri le mura corri di Montagnana. Questa marcia di solidarietà cadeva in concomitanza con la marcia degli scalzi organizzata a Venezia il venerdì sera. È stato naturale e spontaneo per noi affiliare la nostra marcia alla marcia degli scalzi proprio a sostegno di coloro che sono costretti a lasciare le proprie case, ad abbandonare tutto, camminare scalzi alla ricerca di una speranza. Di fatto quello che succede alla gente dell'Eritrea oggi, dove noi siamo presenti. Ecco, i progetti che GMA porta avanti in Africa, ma anche nei nostri territori, sono numerosi. Ce n'è qualcuno a cui siete particolarmente affezionati? Sì, beh, la nostra caratteristica è lavorare appunto nei villaggi, nelle comunità rurali, al fianco delle donne, per il benessere dei bambini. Il bambino è sempre al centro delle nostre attività, per garantire una speranza ai bambini che noi siamo presenti. E quindi per arrivare al bambino abbiamo bisogno della mamma, formare la mamma, aiutarla a trovare un lavoro, aiutare a gestire meglio la famiglia. È l'azione necessaria per mettere in moto tutta una serie di attività di sviluppo che poi sono quelle che GMA svolge in Etiopia e in Eritrea, dalla microfinanza alla formazione, all'agricoltura, alla filatura del cotone e così via. Com'è possibile aiutare GMA o collaborare con la vostra associazione? Ci sono diversi modi. Qua in Italia sicuramente cerchiamo sempre molti volontari che possono aiutarci a gestire le attività di raccolta fondi. Dall'altro lato è possibile sostenerci con la raccolta fondi, basta visitare il nostro sito www.gmagma.org/donazioni. Oppure attraverso una raccolta fondi con le schede di sostegno a distanza delle famiglie nei villaggi. Palio di Montagnana, San Fidenzio si riconferma vincitore per il secondo anno consecutivo. Una vittoria ancora più emozionante dell'anno scorso. Beh, direi di sì, perché l'anno scorso se c'è stato qualche dubbio da parte di qualcuno per via della contestazione, eccetera, quest'anno si è dimostrato veramente un fantino e un cavallo degno di questa gloria, insomma, ecco, non c'è stato nessun dubbio. Ecco, il vostro fantino è Claudio Batticuore Bandini, che è uno dei professionisti più apprezzati di tutta Italia. È una figura a cui vi siete già legati anche per l'anno prossimo? Io spero di sì, abbiamo già parlato, adesso vedremo gli sviluppi, ma penso che non ci siano problemi da parte del proprietario del cavallo e anche perché Claudio, detto Batticuore, lui preferisce correre con quel cavallo lì, perché è un cavallo che si presta bene a questo palio, perché come voi sapete, come tutti sanno, insomma, Montagnana è un po' difficile come circuito, come pista, ecco. E penso non ci siano problemi, è confermato, ecco.
è una vittoria che non è arrivata solo nella gara in sé, ma dicevate è stata preparata nel corso di un intero anno, sia come reperimento fondi, sia come preparazione della gara stessa. Sì, abbiamo lavorato, ringraziando la vicepresidente che ha dato un contributo enorme per via che abbiamo fatto gite, abbiamo fatto cene, abbiamo racimolato qualcosina e questo ci ha permesso di pagare quello che c'era da pagare, insomma, ecco. Quanta gente gravita attorno al vostro comitato, Palio? Beh, a parte il nostro direttivo, 5 persone e... Centinaio, sì. Sì, di figuranti. Avete festeggiato? Festeggerete ancora? Festeggeremo appena ci sarà la disponibilità della sala, perché ci sono tante associazioni in San Fidenzio e dobbiamo convivere, insomma, praticamente. E la faremo, penso, verso la metà di ottobre. Domenica questa però facciamo, ufficializziamo tutto in chiesa. Vincete anche l'anno prossimo? Ma sicuramente sì, eh! Siamo a Megliadino San Vitale, nell'area chiamata dei Masari. Domenica prossima il comune inaugurerà il recupero di quest'area. Di cosa si tratta? Sì, il recupero si tratta di un recupero e di una valorizzazione di un patrimonio rurale, del nostro patrimonio rurale, che si colloca all'interno delle valli di Megliadino San Vitale. Si tratta di un maceratorio comunale che è stato ripristinato e per quanto possibile riportato come lo stato originario. Perché dico per quanto possibile? Perché naturalmente nel tempo sono cresciuti alberi di alto fusto, non è stato possibile ricreare perfettamente tutte le cararecce e sono stati creati dei ponticelli in ferro e in legno che non sono tipiche di quel tempo. La canapa veniva coltivata qui a Megliadino San Vitale ed era un produttore per eccellenza nella bassa Padovana insieme a Montagnano a Colonia e veniva appunto macerata in queste vasche piene d'acqua che non abbiamo ricreato con l'acqua per motivi di sicurezza, ma che si possono vedere qui davanti a me. C'è un invaso, è stata riprodotta questa vasca dei maceratoi. Noi abbiamo avuto come amministrazione comunale un contributo europeo, il Gal Patavino è stato la regia di questo progetto di valorizzazione del patrimonio comunale e quindi siamo a inaugurare i Masari, che nel dialetto locale significa appunto maceratoi, domenica 20 settembre. Parteciperà naturalmente tutta la cittadinanza, l'amministrazione comunale precedente che ha seguito questo progetto, il Gal Patavino nella persona del presidente e naturalmente la sottoscritta in qualità di sindaco e poi avremo anche Maria Michela Battistella, che è un'esperta sulla canapa, sulla lavorazione della canapa e che sta adesso seguendo un progetto di un'associazione, un progetto intitolato Passione Canapa dell'associazione Mica Fittel di Montagnana. Si tratta sicuramente di un progetto di grande importanza, non solo perché va a valorizzare appunto il territorio, quindi la ruralità, ma anche per la valenza didattica che ha lo stesso progetto. Vedrete che in quest'area sono stati collocati dei pannelli esplicativi, delle bacheche che illustrano tutte le fasi della lavorazione e la fatica che nella bassa Padovana fino a metà del 1900 veniva fatta da queste persone che appunto si dedicavano alla lavorazione delle piantagioni del territorio. Quindi un passato lontano e recente che si cerca il più possibile di rievocare, ma che non è potuto insomma essere ricostruito nella sua valenza originaria. Ecco, ricordiamo l'appuntamento di domenica che è alle 10.30 e come hai spiegato bene non è solo un recupero museale, definiamolo così, ma anche un recupero naturalistico. La gente potrà venire qua a passeggiare, essere a contatto con una realtà, anche se l'ombra è quella della Valdastico Sud, quindi di un'opera non propriamente naturale. Sì, purtroppo è stata fatta la Valdastico, un'opera che infrastrutturale che servirà tantissimo alla comunità, ma siamo riusciti a fare in modo che siano compatibili le due zone. La gente del posto viene già qui a trovare momenti di svago, fare passeggiate e quindi speriamo che siano sempre di più e che anche questa realtà possa essere insomma vissuta a 360 gradi. Vi invito a venirla a visitare, è un paesaggio suggestivo, è un paesaggio in cui si può trovare il vero relax. Thanks.